dal libro della Sapienza. Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio, l'onnipotenza messa alla prova caccia gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita in un corpo schiavo del peccato. Il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati, è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. La sapienza è uno spirito amico degli uomini, ma non lascerà impunito chi insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca. Difatti, lo spirito del Signore riempie l'universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Iniziamo con questa sera la meditazione del libro della Sapienza. Questi sono i primissimi splendidi versetti con cui siamo da subito esortati alla ricerca della sapienza. Anzitutto amate la giustizia, voi che governate sulla terra, ma anche coloro che non hanno compiti di governo sul prossimo, ma hanno compiti come ciascuno di noi ha, di governo di se stessi. Occorre amare la giustizia anzitutto, quindi nel cammino che ci guida verso la sapienza il primo passo è entrare appunto nella giustizia, cioè cominciare a conoscere e ad adempiere con scrupolosità i nostri doveri verso Dio e verso il prossimo e anche verso noi stessi. Pensare rettamente del Signore, pensare rettamente vuol dire non pensare in maniera erronea, il che ci fa comprendere che quando entriamo in contatto con Dio e con la sapienza, la prima cosa, una delle prime cose che accade è che cessa tante concezioni sbagliate dell'Altissimo. A volte si pensa che Dio sia lontano, che sia un essere non meglio definito, che chi lo sa che fa, che si fa gli affari suoi, oppure che omette di fare tante cose, perché qui siamo pieni di male, lui non fa niente, e tutte le altre sciocchezze, insomma, che gli uomini spesso pensano del Signore. Ecco, occorre cercarlo però con un cuore semplice. E cosa sia un cuore semplice è spiegato nei versetti seguenti. Dio si lascia trovare, ma da chi? Primo da quanti non lo tentano. Tentare il Signore ce lo ricorda anche l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto, perché Satana istigò Gesù a tentare il Padre e Gesù gli rispose, sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Cosa significa tentare Dio? Significa obbligare il Signore, metterlo alla prova, ecco, ricattarlo per certi aspetti, perché ci dia qualche segno e ci persuada in qualche modo forte e incontrovertibile della sua presenza. Se tu esisti, fai questa cosa. Se veramente tu vuoi bene, fai quest'altra cosa. Ecco, chi in questo modo si comporta con Dio, anche se non si rende conto, sta, come dire, enormemente umiliando la sua grandezza. E Dio a questo gioco non si presta, fino a quando nel cuore ci sono questi atteggiamenti, Dio non lo troveremo mai. Si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui, il contrario.
contrario di tentare Dio, cioè io crederò in te solo se tu mi dai un segno chiaro della tua esistenza, è la fede. Cioè, io intanto credo in te e poi, se tu vorrai, piano piano comprenderò quello che tu vorrai che io comprenda. Il processo è contrario, non è voglio comprendere per credere, ma intanto credo e poi, piano piano, comprenderò. E anche qui il versetto seguente ha una spiegazione, i ragionamenti tortuosi lontano da Dio. Ci sono tante persone che cominciano a fantasticare, a fare tanti ragionamenti complicati su Dio, sui problemi. E questo allontana Dio, perché Dio vuole un cuore semplice, vuole un cuore che si abbandoni a Lui e che si apra. Ripeto, ha quel tanto di luce che lui piano piano fa scendere quando vuole, come vuole, quanto vuole, in quei cuori che si dispongono ad accoglierlo. E poi quando si mette alla prova la divina onnipotenza, cioè se tu esisti, se tu sei onnipotente, fai questa cosa, si ribadisce che il nostro Signore non sta mai a questo gioco. Ci sono degli ostacoli all'ingresso della sapienza nel nostro cuore, la sapienza ma è dall'inizio dell'anno che riflettiamo sull'Invece Iniziale. La sapienza sappiamo che è il primo dono dello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento la sapienza è personificata e si identifica come personificazione appunto con la seconda persona della Santissima Trinità, che è Gesù Cristo, il Verbo Eterno del Padre. Quindi la sapienza è da un lato con la persona stessa di Gesù, dall'altro quella particolare qualità della nostra mente per mezzo della quale conosciamo, comprendiamo le cose in maniera simile a come le conosce e comprende Dio, un dono molto grande. Allora, un'anima che opera il male è completamente refrattaria alla sapienza. Ovviamente un'opera, un'anima che opera il male con una certa coscienza e un corpo schiavo del peccato. Ci sono dei peccati che sono quelli più bassi, quelli più grossolani, quelli che danno luogo ai vizi capitali della lussuria o della gola, che rappresentano, a detta dell'insegnamento costante, fin dai tempi dei padri della Chiesa, la forma più degradante, ecco, di abbassamento della dignità dell'uomo e che rende completamente, proprio assolutamente impermeabili ad ogni forma di comunicazione della sapienza, no? Quando Gesù dice nel Vangelo non date le cose sante ai cani, non gettatele per le porci, fa riferimento a queste situazioni, cioè a cuori induriti, incancrediti, ecco, nel male e nel vizio senza che abbiano nessuna intenzione di uscirne. Ecco, fino a quando c'è questa situazione non c'è nessuna sapienza che possa entrare nel cuore dell'uomo. Ancora, lo Spirito Santo, questo l'abbiamo imparato a catechismo, abbiamo imparato che lo Spirito Santo può essere contristato e quindi allontanarsi dalla nostra anima. Allora, è cacciato al sopraggiungere dall'ingiustizia, questo ce l'hanno insegnato a catechismo, se tu fai un peccato grave perdi la grazia, che lo Spirito Santo abbandona l'inabitazione della tua anima e ti devi confessare, no? Ecco, però, oltre che questa cosa grave, lo Spirito Santo sta lontano, come si sta stancando quasi di ripeterci il Papa, dai discorsi insensati, dalle chiacchiere, i discorsi insensati. La nostra lingua ci è stata donata per fare del bene, per parlare bene di Dio, per lodarlo, per glorificarlo, per annunciare la sua parola, per dire cose belle al prossimo e del prossimo. Non per chiacchierare, non per criticare, non per sparlare, non per mormorare, non per fare maldicenze, non per maledire, non per giudicare. Se si fa questo, Spirito Santo scenderà nel nostro cuore, noi non ascolteremo mai la voce di Dio, ci parla dentro. Dobbiamo tagliare con questi tipi di
comportamenti, se ci interessa veramente ascoltare la voce dello Spirito e divenire sapienti. Altra cosa, e anche su questo, chi è attento ascoltatore riconoscerà che non poche volte il Sommo Pontefice è intervenuto, il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla finzione ipocrita, in greco significa attore, uno che finge. Gli ipocriti non piacciono a Dio, soprattutto chi finge davanti a Lui. Noi non possiamo fare la doppia vita, essere tutti belli, bravi e devoti quando stiamo in chiesa e poi usciti da qui vivere come se non lo conoscessimo Gesù, no? Sono tutte situazioni che ci mettono in una situazione non disposta ad accogliere la sapienza. Ancora, altra cosa, la sapienza è uno spirito amico degli uomini, quindi per quanto sta in lei, la sapienza potrebbe stare dentro il nostro cuore e abitare con noi come l'amico più caro, se trova le disposizioni opportune. Qui siamo ammaestrati su alcune cose che la tengono lontano. Un'altra cosa è chi insulta con le labbra. L'insulto, oggi purtroppo la nostra società è piena di insulti, insulti diretti, quelli detti proprio in faccia, con maleducazione, insomma, veramente cafonaggine, mancanza di rispetto proprio, no? Oppure insulti sbandierati, quindi non lo dico in faccia diretto interessato, ma lo metto in un pubblico, insulto pubblicamente le persone. Questo purtroppo assistiamo in continuazione anche sui media e sui social network a fenomeni di questo genere. La scrittura ci dice che la sapienza non lascerà impunito un insulto con le labbra, quindi non lascerà impunito, quindi questa cosa non si deve fare, ecco. Perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e ascolta le parole della sua bocca. Noi quando apriamo la bocca dovremmo imparare, come prima cosa, a pensare che Dio non è solo. Dio ci ascolta quello che noi diciamo. Non solo ascolta quello che diciamo con la bocca, ma è testimone anche dei nostri sentimenti e osservatore verace del suo cuore. Perché anche se una cosa non la dici, non la devi manco pensare. Gli insulti non si lanciano neanche a mente e le mormorazioni sul prossimo non si fanno neanche a mente, per essere proprio come Gesù e come Dio ci vuole. Ecco, questa è una prima splendida presentazione, no? Dio si lascia trovare? Sì. Ecco, certamente che Dio si lascia trovare a condizione che l'uomo si metta in cammino e, guardando queste cose, entri in conversione, quindi cominci a capire che questa serie di comportamenti ci tengono lontani da Dio e dalla sua sapienza, e quindi devo anzitutto essere fermamente persuaso che non si devono fare. Non è detto che ci riuscirò a farlo subito, ma il Signore neanche ce lo chiede, perché nel nostro cammino c'è sempre una gradualità, ci arriviamo piano piano alle cose. Però ci deve essere anche una chiarezza forte dal punto di vista mentale. Non possiamo pensare che si possa vivere in un certo modo così, tanto non fa niente. No, fa. E Dio vede il nostro cuore, se lo cerchiamo, se vediamo trovare, è il primo a venirci incontro, ci chiede, però queste piccole cose che abbiamo meditato, non tentarlo, non metterlo alla prova, essere semplice, accostandosi a Lui, non commettere ingiustizie, non operare il male, non consegnare il nostro corpo alla schiavitù dei vizi, non essere ipocriti, non chiacchierare e non insultare, e non pensare male né insultare il prossimo neanche al nostro cuore. Ecco, adesso nel silenzio davanti a Gesù facciamo un piccolo esame di coscienza, lo farò anch'io, se ancora siamo impigliati in qualcuno di questi brutti comportamenti, chiedendo a Gesù anche la grazia e la forza di tagliarli, soprattutto
se desideriamo certamente è crescere nella conoscenza di voi e nella vera e divina sapienza per mezzo della quale, come sentiremo dire più avanti in questo libro, si gode una vita veramente gioiosa e felice. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo, sacramento.